Salve a tutti, bentornati sul mio canale e oggi parto direttamente con il libro che voglio recensire perché le cose da dire sono davvero tante e rischio se no di dilungarmi troppo. Il libro di cui voglio parlarvi è Hey Prof di Frank McCourt. Spero che si veda bene e che non faccia riflesso la luce. Ok, allora il primo libro che Frank McCourt ha scritto, che è Le cenere di Angela, ci raccontava appunto della sua infanzia irlandese trascorsa in estrema povertà. Nel secondo libro, che è Che paese l'America, invece ci parlava della sua gioventù, della sua età matura trascorsa in America. In questo libro lui si focalizza soprattutto su quella che è stata per 30 anni la sua attività principale, ovvero quella di insegnante nelle scuole medie superiori. Lui soltanto in vecchiaia è diventato autore, per cui per 30 anni, per oltre 30 anni lui appunto ha insegnato a scuola, ha fatto un calcolo veloce, ha avuto più di 12.000 studenti di tutte le età, di tutte le religioni e di tutte le nazionalità, perché lui comunque ha insegnato non soltanto ai ragazzi ma anche agli adulti durante dei corsi serali. Quindi lui in questo libro si focalizza soprattutto appunto sulle esperienze vissute a scuola, lasciando un po' più da parte la sua storia personale. Gli unici accenni che fa alla sua vita privata sono quelli relativi al suo matrimonio, al primo matrimonio con Alberta Small, alla nascita della figlia Maggie e a una breve avventura che ha avuto durante gli anni dell'università con una ragazza che si chiama June, di cui non aveva parlato nei romanzi precedenti. E per ironia della sorte, questa ragazza poi in futuro avrà un figlio e questo figlio diventerà un allievo di Frank. E per quanto riguarda il titolo, Hey Prof è il titolo che è stato dato nella versione italiana del libro, il titolo originale è Teacher Man. Hey Prof è l'appellativo col quale i ragazzi chiamavano Frank McCourt, appunto, ed è anche Hey, la prima parola che lui pronuncia nel suo primo giorno da insegnante. Lui, essendo una persona molto cervellotica, si era fatto mille pensieri in testa su come accogliere i ragazzi il primo giorno di scuola in modo da dare una buona impressione, soltanto che poi quando loro sono entrati in classe non l'hanno proprio guardato minimamente considerato, hanno iniziato a far caciara fra di loro. A un certo punto uno ha tirato un panino a un compagno e lui, così colto di sorpresa, la prima cosa che ha detto è stata proprio ehi. E poi, non sapendo come gestire la situazione, ha pensato bene di raccogliere il panino da terra, scartarlo e davanti alla classe attonita se l'è mangiato. In quel momento è entrato il preside, l'ha trovato appunto con le mani non nella marmellata ma nella mortadella, gli ha fatto un cazziatone, uno dei tanti che Frank, come andremo a vedere, avrà poi nella sua carriera scolastica, perché comunque lui è una persona molto anticonformista. Scusatemi se ho gli appunti, ma le cose da dire sono davvero tante, quindi non vorrei rischiare di scordarmene qualcosa, di scordarmi appunto qualcosa da dirvi, perché sono tutte cose importanti. E prima di andare a parlare appunto del libro in sé per sé, volevo soffermarmi un attimo sulla personalità di Frank. Io Frank lo amo pazzamente. Da quando ho scoperto appunto il suo libro per caso e via via che ho letto i suoi non romanzi perché sono storie autobiografiche, quindi non sono romanzi, ma sono proprio storie di vita vissuta, ho imparato a conoscerlo non soltanto come autore, ma anche come persona. E come persona è una persona secondo me squisita, è un uomo dolce, un uomo sensibile, timido, empatico, un uomo amante dei libri, della letteratura. È un uomo soprattutto che ha fatto della semplicità il suo cavallo di battaglia e il suo stile di vita. Lui non è, nella sua vita non ha fatto grandi cose, diciamo, non è stato sulla Luna, non ha vinto premi Oscar, anche se poi con Le cenere di Angela comunque ha vinto il Pulitzer, non ha fatto scoperte scientifiche eclatanti, non ha fatto appunto niente per cui sarà ricordato nei libri di storia. Però lui, pur avendo una vita semplice, ha dimostrato appunto che anche nella semplicità c'è tanto da raccontare. Lui ha una caratteristica che lo accomuna molto a me, o meglio, io ho una caratteristica che lo accomuna a lui, che è quella di fotografare con la mente degli istanti. Quindi quando lui vede qualcosa che lo colpisce, lo fotografa appunto con la mente e poi lo riporta nero su bianco, rendendolo eterno. Quindi lui ci dimostra che anche appunto nella semplicità ci sono degli eventi che possono rimanere eterni e che possono avere la sua importanza. Lui è semplice anche nel modo di scrivere, pur essendo comunque un insegnante di inglese e di scrittura creativa, quindi ha una padronanza della lingua. Lui anche ai suoi allievi dice sempre: scrivete semplice, non usate paroloni ridondanti, perché non è parolone difficile o il parolone speciale, insomma il parolone in particolare che fa di voi uno scrittore, ma una scrittura troppo ridondante viene
tende ad essere appunto ad essere pesante. Invece il bello della scrittura è che sia chiara, che sia spontanea, che sia semplice. Infatti, tutti i libri suoi sono scritti in maniera molto chiara, che però comunque arrivano al cuore. Altra cosa che mi piace di lui è il fatto che lui non si rende conto di essere un uomo speciale, lui anzi, a causa dell'infanzia difficile che ha vissuto, si porta dietro un bagaglio di complessi grandissimo, lui si sente un uomo insicuro, si sente un uomo che non è mai all'altezza, si sente sempre in colpa per tutto quello che fa, non riesce a relazionarsi agli altri perché teme il giudizio degli altri e questo lo condiziona molto, sia appunto a causa del passato che ha vissuto, sia perché comunque la sua prima moglie, Alberta, non è una donna molto arrivista, una donna che pensa solo al successo, è una donna poco empatica che continuamente gli dà del fallito, gli dà comunque del buono a nulla e questo incide molto su una personalità già abbastanza, insomma, non dico fragile, però sensibile come quella di Frank. E però lui quando appunto scrive questo libro, che ormai appunto è un uomo anziano, con più di 70 anni, e probabilmente sia perché ha raggiunto una certa maturità, sia perché adesso ha al suo fianco una donna, che è la sua terza moglie, Ellen, che lo ama e lo sprona e che comunque lo supporta, sia perché comunque si sente più tranquillo, anche perché ha avuto il successo con le ceneri di Angela, lui si mette a nudo e non si fa sconti, racconta di sé le cose esattamente come stanno, senza abbellirsi, senza nascondere magari quei particolari un po' più scabrosi. Quindi lui dice tranquillamente che quando lui insegnava per 2 volte è stato mandato via dalla scuola, una volta perché ha tirato una quadernata in testa a un alunno che non gli dava ascolto e un'altra volta perché ha risposto in maniera sarcastica al preside. Poi ammette di aver tradito più di una volta sua moglie Alberta durante gli anni del suo matrimonio. E ammette di provare del rancore verso le persone ricche, le persone benestanti, le persone che si lamentano magari di tutto, che hanno tutto e però si lamentano di tutto e non sono riconoscenti. E lui dice che nonostante appunto adesso abbia una vita agiata, continua a stupirsi del fatto di avere in casa l'elettricità o di avere un asciugamano pulito quando esce dalla doccia. E questo perché nel romanzo precedente, Che paese l'America, lui racconta appunto che più di una volta gli hanno staccato la corrente perché non aveva soldi per pagare la fattura, così come racconta che quando era più giovane ha vissuto per un periodo in un pensionato ed erano in 15 a dividersi lo stesso asciugamano della doccia. Quindi lui anche per le piccole cose è comunque un uomo grato, è un uomo che prova gratitudine, quindi non riesce a capire chi ha tutto e si lamenta di tutto. E lui oltretutto non nasconde anche di aver avuto per un periodo di difficoltà emotiva che lo ha portato appunto ad avere bisogno di un supporto psicologico, anche se questi capitoli del supporto psicologico sono veramente divertenti da leggere, perché l'ironia non gli manca mai, e però poi da questa, diciamo, questa crisi esistenziale, questo appunto suo sconforto personale ne è uscito più che grazie all'aiuto dello psicologo alla nascita di sua figlia Maggie, che proprio gli ha cambiato la vita. E la sua autenticità, il suo appunto volersi sempre dimostrare vero al 100% lo si dimostra anche nel fatto che, a differenza di tanti altri autori, nelle sue opere non si trova la scritta ogni riferimento a cose e persone puramente casuale. No, nel suo libro tutti hanno lo stesso nome, cioè hanno il vero nome, lui non modifica nomi per privacy, lui mette proprio i nomi delle persone fregandosene della privacy, però è talmente appunto attinente alla realtà, alla sua storia, che trova giusto appunto mettere nomi veri. E per quanto riguarda invece il libro e le storie narrate, raccontano appunto le sue vicissitudini, gli aneddoti all'interno della classe nel corso dei 30 anni. Lui si pone ai ragazzi come un professore anticonformista, come un professore che ha un metodo di insegnamento originale. Essendo appunto a contatto tutti i giorni con dei ragazzini, dei ragazzi insomma che possono avere prevalentemente dai 16 ai 18 anni, e lui stesso rimane un ragazzino per tutta la vita. E quindi dice che lui non soltanto insegna a questi ragazzi, ma anche impara. Il suo metodo è un metodo appunto basato molto sul dialogo, quindi lui si racconta ai ragazzi, gli racconta la sua storia, la sua vita, ma allo stesso tempo chiede a loro di raccontarsi, oppure
quando magari a scuola succede qualcosa, non so, un piccolo diverbio o un momento di allegria, di ilarità, lui invita i ragazzi a scrivere quello che è successo, quindi a metterlo nero su bianco, perché lui dice appunto, voi siete qui per diventare scrittori, siete degli scrittori, e gli scrittori e tutto quello che vedono lo analizzano sempre. E dice, voi sarete sempre scrittori, siete scrittori anche quando dormite, e quindi lo scrittore, ogni cosa che gli succede, appunto, si domanda innanzitutto perché sta succedendo questo e poi lo scrive. Poi altre cose che fa fare di particolare, per esempio, fa declamare le poesie, le ricette di cucina così come se fossero poesie, oppure organizza dei picnic etnici da fare, che vengono fatti appunto nel parco, in modo da insegnare ai ragazzi i termini dei piatti etnici e però anche in questo modo favorisce l'integrazione fra le varie culture. Oppure fa fare le recensioni, non so, della mensa scolastica, oppure invita i ragazzi a fare delle recensioni sui locali, sulle pizzerie o comunque sui pub dove vanno più spesso, sempre per invogliarli appunto a scrivere. E tanto è vero, racconta che un giorno gli capita di incontrare il pizzaiolo, il proprietario di una pizzeria, su cui i ragazzi hanno appunto fatto una recensione e lui si complimenta col professore e gli dice perché lei è un professore alternativo che insegna ai ragazzi, oltre che l'inglese, gli insegna anche ad apprezzare le cose belle della vita. Quindi lui appunto da questo punto di vista si dimostra di essere un anticonformista tipo il professor Keating dell'attimo fuggente. Un'altra cosa ci tiene appunto Frank con i suoi ragazzi è che loro pensino con la propria testa, quindi per lui è fondamentale che i ragazzi non imparino a pappagallo la lezione o comunque ripetano un'opinione che hanno sentito dire dall'altro. Lui li sprona sempre con domande ad andare a fondo nelle cose, a capire il perché, il per come, a farsi una propria idea e appunto ad avere la propria opinione su tutto, su qualsiasi argomento. Ci tiene anche che i ragazzi stiano bene, cioè lui non è il classico professore che pensa soltanto ai voti, ai compiti, al rendimento. Lui sì, pensa anche a quello, ma prevalentemente lui ci tiene che i suoi ragazzi stiano, insomma, a scuola siano contenti, stiano bene, e anche perché dopo tanti anni lui ha imparato con uno sguardo a riconoscere, a capire se hanno qualcosa che non va. Fa presente una cosa che appunto non gli torna tanto, è che quando i genitori vanno ai colloqui con l'insegnante, tutti chiedono ma come va mio figlio a scuola, qual è il rendimento, però dice nessuno viene mai da me a chiedermi se mio figlio, se suo figlio è felice o se suo figlio a scuola sta bene. Quindi lui vorrebbe che si puntasse più anche all'introspezione che non soltanto al rendimento scolastico. E di contro lui dice anche che comunque ci tiene al fatto che i suoi alunni, i suoi ragazzi siano soddisfatti di lui e dice che quando nota uno sguardo magari d'intesa fra di lui e un ragazzo, comunque uno sguardo d'approvazione, questo gli scalda il cuore sulla metropolitana del ritorno, per cui comunque da qui si capisce che per lui appunto l'approvazione dei ragazzi è importante sia perché ci tiene proprio appunto che loro siano contenti, siano soddisfatti, sia perché comunque essendo un uomo molto insicuro lo rassicura un po' il fatto appunto di essere approvato. E cos'altro dire? Di tutte le storie che vengono raccontate nel libro, ce ne sono alcune, vabbè, divertenti, altre più riflessive, altre più emozionanti, e ce n'è una che mi ha colpito particolarmente ed è quella di Kevin. E praticamente gli viene assegnato proprio i primi anni di scuola, un ragazzino, una patata bollente, diciamo, la scusa con la quale appunto gli viene assegnato sto ragazzo è il fatto che sono entrambi irlandesi. Infatti Kevin viene descritto come un ragazzo con una criniera rossa da buon irlandese che si rispetti. In realtà gli viene assegnato perché è un ragazzo difficile e nessuno vuole prendersi la briga di gestirlo. McCourt non lo dice espressamente perché lui comunque non mette le etichette, per cui non ne fa menzione, però si capisce leggendo il libro che questo ragazzo ha problematiche di spettro autistico, quindi ha probabilmente problemi di iperattività, da come parla, da come si comporta. E Frank si affeziona a questo ragazzo, vorrebbe poterlo aiutare, però da una parte non capisce quali siano le effettive problematiche che lui abbia, perché comunque negli anni 60 l'autismo ancora non era così conosciuto come adesso. E poi da un'altra parte lui vorrebbe avvicinargli, sì, chiedergli cos'hai, vuoi parlare, però
essendo molto timido, essendo molto emotivo, avendo paura di sbagliare, non fa niente. Però lui capisce che comunque questo ragazzo è diverso dagli altri, che non può stare seduto magari 5-6 ore a seguire una lezione perché ha un deficit di attenzione e quindi lo mette a fare altri lavoretti. E questo ragazzo si fissa letteralmente con dei vasetti di tempera che trova in un armadietto e la sua ossessione verso questi vasetti è talmente tanta che quando finisce la scuola lui piange all'idea di doverli lasciare a scuola. Allora Frankie glieli fa portare a casa. E l'anno successivo, quindi a settembre, non si ripresenta a scuola questo Kevin. Dopo qualche tempo lui viene contattato dalla madre di Kevin, viene invitato a casa appunto della madre, e lì la madre gli dice che Kevin si è arruolato ed è andato in Vietnam e adesso appunto è disperso, quindi non si sa più niente di lui, e lo porta poi in camera appunto di Kevin e gli fa vedere una cosa, praticamente entrano in camera e lui vede che tutti i vasetti che aveva portato Kevin da scuola, Kevin li ha disposti in modo da far comparire la scritta McCourt e quindi questo fa capire quanto lui appunto fosse ben voluto e ben amato anche dai suoi allievi. E diciamo un'altra cosa che per quanto riguarda il Frank, chi ha letto Le ceneri di Angelo, ovviamente il Frank che noi bambino che avevamo conosciuto nelle ceneri di Angela non c'è più niente di lui in questo libro. Lui ormai ragiona come un uomo adulto, è un uomo adulto e quindi lui ripensando alla sua infanzia la vede esattamente per quella che è stata, quindi infelicità, umiliazioni, povertà. Infelicità, tristezza, insomma, tutte connotazioni negative che invece nelle ceneri di Angela avevano tutta un'altra connotazione, perché per chi ha letto le ceneri di Angela sa che lui questa sua infanzia la presenta con ironia, con disincanto e non c'è più rimasto niente invece adesso di quel ragazzino lì e quindi questo a mio avviso sottolinea ancora di più la bravura che ha avuto Frank, che ormai appunto quando ha scritto il libro aveva 66 anni ed è riuscito a tornare bambino pur sapendo appunto quello che aveva vissuto, che comunque non era niente di divertente effettivamente, però lui è riuscito a sospendere il giudizio e a rivedere la sua vita proprio con gli occhi di bambino, quindi con il disincanto che aveva da bambino e questo secondo me fa di lui un bravissimo autore. E lui per tutta la vita ha avuto il sogno di diventare scrittore. L'aveva già da bambino e se l'è portato dietro per tutta la vita, però non lo ha mai fatto perché appunto aveva dei blocchi, aveva delle insicurezze personali, un po' dovute appunto al suo trascorso, un po' anche alla moglie che comunque lo faceva sentire una nullità, per cui lui non ha mai scritto niente, però è arrivato insomma alla soglia della pensione e si sente quasi un po' in colpa perché lui per tutta la vita ha insegnato ai ragazzi come scrivere, dice è assurdo che io in primis non abbia mai scritto niente, quindi si sente un po' come di averli preso in giro. E quindi è arrivato un po' appunto spinto dalla moglie, che comunque dalla terza moglie Ellen che lo supporta, un po' anche dai ragazzi stessi che lo invogliano a scrivere, lui alla fine decide appunto di provarci, tanto è vero che il libro si conclude con uno studente che gli dice, professore, ma lo sa che lei dovrebbe scrivere un libro? E lui termina il capitolo, proprio il libro, anche dicendo ci proverò. E poi insomma quello che succede dopo lo sappiamo. E qui ecco, devo dire una cosa che sul blog non ho scritto, sulla recensione del blog non ho scritto, ma ci tengo a dirla, ovvero che io sono contenta che Frank abbia potuto realizzare il suo sogno, perché lui veramente è la dimostrazione di come se si è buone, brave persone, se si è grati, alla fine l'universo comunque ci ripaga. Lui appunto, come ho detto prima, ha sempre ringraziato anche per le piccole cose, per un asciugamano, per la luce in casa. Nei ringraziamenti di questo libro, lui appunto oltre a ringraziare le persone che lo hanno aiutato a scrivere il libro, ringrazia addirittura un albergatore che gli ha messo a disposizione una stanza del suo albergo, la stanza migliore del suo albergo. Quindi questo fa strano perché comunque siamo abituati a vedere le celebrità che fanno i capricci o che comunque che si lamentano di questo, pretendono, vogliono. Invece lui addirittura ringrazia pubblicamente l'albergatore per avergli dato la stanza migliore. E nel libro Le ceneri di Angela, io questa cosa non me la ricordavo, l'ho letta ieri, l'ho riletta ieri. Lui a un certo momento ringrazia appunto tutte le persone che lo hanno aiutato a scrivere il libro e poi dice anche: io posso godermi la mia terza moglie, posso godermi i miei fratelli, posso godermi mia figlia, la mia nipotina Chiara. Dice: io sono un uomo fortunato. Quindi lui ha sempre appunto apprezzato tutto, ha sempre ringraziato tutto.
è stata una persona buona, è stata una persona onesta, una persona generosa e quindi l'universo alla fine gli ha dato quello che lui ha sempre desiderato. Quando lui ha scritto il libro Le ceneri di Angela, lui prevalentemente l'aveva scritto per i nipoti, per far conoscere la figura di sua madre ai nipoti e per comunque la storia della sua famiglia. E in cuor suo lui sperava di vendersi qualche centinaia di copie, però non avrebbe mai pensato che il suo libro poi sarebbe diventato un bestseller mondiale e dal quale poi è stato tratto un film, comunque tradotto in 30 lingue, un libro che è entrato nelle antologie e che tuttora è fra i più venduti al mondo. E lui stesso se ne stupisce, infatti lui proprio nel prologo di questo libro dice no, non mi capacito di quello che è successo, mi sento diciamo una sorta di, dice sono la novità geriatrica con accento irlandese. E quindi appunto io sono contenta che lui abbia avuto quello che ha sempre sognato, che abbia realizzato questo sogno, che se lo sia potuto godere, non tantissimo perché comunque appunto è diventato scrittore in età avanzata, però appunto 10 anni prima di poi ammalarsi, purtroppo andare a morire, li ha vissuti, se li ha goduti e se li ha goduti veramente al massimo, apprezzandoli veramente, non come tanti altri che magari hanno il successo e nonostante tutto se ne fregano. E un'altra cosa che ho letto in questo libro e mi ha colpito è una frase che Frank ripete spesso, è una frase appunto che io ho fatto diventare il mio mantra e dice Find what you love and do it, find what you love and do it, ovvero scegli, scopri cosa ti piace e fallo. E io credo appunto che sia la verità assoluta. Io ci ho riflettuto molto in questi giorni di quarantena e sono giunta appunto alla conclusione che le cose fatte con passione riescono sempre, in un modo o nell'altro riescono, mentre invece le cose fatte per dovere uno ci può mettere tutto l'impegno che vuole, ma avranno sempre scarsi risultati, cioè almeno io è quello che ho provato io sulla mia pelle. E quindi anche grazie a Frank McCourt io appunto ho capito che questa dei libri è la mia strada, io voglio continuare a recensire, voglio continuare a promuovere i libri che mi piacciono, a farli conoscere alle persone perché vedo che comunque i riscontri li ho. E poi il mio sogno era sempre stato quello di scrivere un libro e grazie anche a Frank e alla sua storia io mi sono messa appunto d'impegno in questa quarantena per riuscire a farlo e l'ho fatto e quindi di questo non posso che ringraziare appunto anche lui che con la sua vita semplice ma mi ha dato appunto la forza di mettermi in gioco e riuscire, certo non diventerà il mio libro e quello che è diventato lui, però appunto mi ha permesso appunto di realizzare questo mio sogno e di credere in me stessa così come ha fatto lui alla fine della sua vita. Io non voglio appunto dilungarmi oltre perché sono già a 22 minuti e rischio veramente poi che mi salta il video come l'altra volta e quindi vi invito a leggere il libro di Frank McCourt e i prof. Ovviamente vi invito anche a leggere gli altri, quindi Le ceneri di Angela e Che paese è l'America? Quindi magari leggetelo dal primo fino ad arrivare all'ultimo, perché comunque c'è proprio tutta la storia di Frank da quando era bambino fino alla fine. E niente, vi ricordo il mio blog www.saporedilibri.blogspot.com. Sotto in descrizione trovate appunto il mio indirizzo del mio blog e il mio indirizzo mail nel caso voleste propormi un libro da recensire. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!